Buonasera signori, benvenuti in, come dice Federica, in questo piccolo antro di creatività. Ciao Marion, ciao Scientist, ciao Vampiro. Ale alla fine ha suggerito Gigantessa. Tra l'altro il disegno a me piace da morire. Forse è quello che è stato interpretato in maniera più strana, ma a cui troveremo tante spiegazioni. No, no, Vampiro. Vampiro, sì. Purtroppo, quello che è venuto fuori come risultato è assolutamente inimmaginabile. Purtroppo e per fortuna, perché in realtà a me piace tantissimo. Veniamo a noi e a cosa dovremmo fare stasera tutti insieme. Stasera dobbiamo, come al solito, creare un personaggio e la sua storia. L'unico vincolo, gli unici vincoli che abbiamo, sono tre. E sono: rispettare le parole che avete dato voi, abbonati nel gruppo Telegram, rispettare quello che l'intelligenza artificiale ha generato con quelle parole, e ultimo, ma non per importanza, che tutto sia canonico all'interno del mondo e dell'ambientazione della campagna GDR dell'Era del Risveglio, di cui è stata già giocata una prima stagione e che vedrà la partenza della seconda stagione non appena noi finiremo di organizzarci. Passiamo immediatamente alla schermata di condivisione dell'immagine in maniera tale da vedere su cosa andremo a lavorare. E ragazzi, oggi tripudio di colori, e a me piace tantissimo. Sebbene a voi possa sembrare forse distante da quello che vi potevate immaginare, secondo me invece è una figata incredibile. Lo stile grafico è venuto molto cartunesco. È la prima volta che esce fuori uno stile così cartunesco, e a me non dispiace. Sembra in alcune parti addirittura in cel shading. Allora, io ricorderei a tutti quanti quali sono le parole che ci hanno condotto stasera qui. E in qualche modo, seppur accennate, dobbiamo cercare di capire in che modo l'intelligenza artificiale le ha proposte a noi tramite questa illustrazione. Alcune mi consentirete di accennarvele, anche se la spiegazione arriverà più in là, perché ci sono alcune cose che mi sono piaciute troppo di questa illustrazione e vediamo. Allora, partiamo con un Marion. Ha suggerito Drago Rosso. Secondo me la figura del Drago Rosso si è decisamente fusa con la proposta di Alessandra, di Ale Muffin per essere precisi, perché ne abbiamo due Ale che hanno fatto la loro proposta. Quindi secondo me la gigantessa di Ale Muffin si è fusa con il Drago Rosso per dare vita a questo mostro che vediamo oltre questo arco. La seconda Alessandra, la nostra sceneggiatrice, invece ci ha suggerito Arcobaleno, che io non so se è ben visibile dalle immagini, cioè dalla grandezza dell'immagine che avete voi in live, ma l'arcobaleno è tutto concentrato all'interno dell'arma del nostro protagonista. Dopodiché c'è Scientist, che ha suggerito ali da falena pelose, e con ogni probabilità le ali non sono state ancora spiegate, ma sì, sono alle spalle di questa creatura o no. Poi capirete. Federica aveva invece chiesto un orco, e non c'è bisogno che vi dica dove sta l'orco, per quanto vestito in maniera decisamente moderna, ma impugna questa ascia enorme, quella che io credo sia un'ascia. Io ci vedo un'ascia, poi non so cos'è che ci vedete voi. Ilaria aveva suggerito invece un gioiello, una gemma, e io credo che l'intelligenza artificiale abbia aggiunto quei cristalli nel bracciale del gigante, della gigantesca,
stessa, proprio a partire da questo concetto di gioiello. Mentre vampiro aveva suggerito la parola cavia. La parola cavia verrà spiegata, diciamo, man mano che lo story build andrà avanti. Le parole sono state dette tutte. Teoricamente dovrebbe essere possibile per voi anche adesso vedere la mappa di Verdemare. Perché vi devo mostrare la mappa di Verdemare? Perché la prima cosa da fare è decidere in che luogo si svolge la nostra storia. E io non ho nessun dubbio, ma nessuno proprio. E adesso vi mostro anche esattamente dove è ambientata questa nostra storia. Esiste una zona che in gioco non abbiamo mai avuto occasione di visitare, a nord-ovest, del continente di Verdemare, che è il luogo dove attualmente, nel presente della prima stagione dell'Era del Risveglio, vivono gli orchi dalle zanne nere, che poi sono fondamentalmente gli orchi dalla pelle verde, quelli standard. Gli orchi dalle zanne nere vivono nella steppa del Vespro, in quella che è l'icona a forma di villaggio orchesco che avrete in mappa. Il villaggio orchesco è protetto a ovest dal mare. Voi non lo vedete, ma ve lo faccio vedere immediatamente. Subito a ovest c'è il mare. È protetto a nord dai picchi Aguzzi, che sono le cime più alte in assoluto di Verdemare, mentre tutto a est è circondato da quella che viene chiamata Cordigliera dei Giganti. La Cordigliera dei Giganti è un luogo in cui nel passato, nelle epoche passate del continente, vivevano per l'appunto i giganti, una razza ormai estinta che viveva in gruppi proprio in queste montagne. Quindi, dovendo noi parlare appunto di giganti, non mi sembra proprio vero, perché diciamo che durante la campagna questa zona della mappa è una di quelle che non è stata visitata praticamente mai, o perlomeno ci sono andati molto vicini, perché Gabriella, Deborah e Federica si sono avventurati fino a qui, sono arrivati alla Bettola Fetente, hanno attraversato il Mare Giallo, ma poi sono andati a sud, non si sono spinti a nord, e quindi tutta questa zona del Bosco dei Folletti, il Sacro Albero di Orodia, la Cordigliera dei Giganti, la Steppa del Vespro e i Picchi Aguzzi sono rimasti praticamente non esplorati, quindi parlarne un po' mi diverte. Un'altra cosa che però prima volevo farvi notare nella mappa è che anche vicino alla Cordigliera dei Giganti è segnato un ingranaggio. Non so se vi ricordate cosa significano gli ingranaggi all'interno della mappa del continente, ma tendono ad indicare un luogo sacro a una divinità. Tempio, un luogo in cui la divinità è sempre stata particolarmente presente, quasi come se fosse casa sua. Anche questo luogo sacro qui in alto a sinistra nella mappa è legato a una divinità. Allora, l'ultima volta abbiamo ambientato la nostra storia nel periodo che andava da 20.000 a 11.000 anni fa, in quella che viene chiamata nell'ambientazione l'era dimenticata. Abbiamo visto quindi come sono nati i signori delle anime, nella fattispecie come è nato Kolkark in quanto signore delle anime, e poi come si è da lui in poi evoluta la sua razza. Facciamo un salto temporale nell'epoca che va dagli 11.000 anni fa ai 10.000 anni fa, quindi la seconda era del mondo di Verdemare, che si chiama Era dei Draghi. L'Era dei Draghi inizia con il dominio dei draghi sulla terra di Verdemare, il loro in qualche maniera perdersi nella loro indifferenza, nella loro noia, e poi dalla noia passare all'odio e dall'odio alla violenza. Perché questo odio e violenza nei confronti delle altre razze, di tutte le altre razze indistintamente? Perché le divinità avevano dato ai draghi un drago rosso adulto è grande più o meno quanto un quartiere di una città, 600 metri, è grosso,
un drago rosso adulto. Non sono tanti gli adulti, cioè per arrivare a quella dimensione devi essere pluricentenario come drago, però possono raggiungere dimensioni veramente importanti. Tra l'altro, tecnicamente, a livello di razza, non c'è grande differenza tra i draghi rossi, bianchi, blu, verdi, neri e gialli. L'unica cosa che appunto li identifica e che ne identifica il colore è proprio l'essere legati in qualche maniera a una delle nature presenti all'interno del gioco. Le nature presenti in Anima e Sangue come regolamento e quindi anche a Verdemare sono appunto la natura rossa legata al fuoco, quella bianca legata alla vita, quella nera legata alla morte, quella verde legata alla natura, quella blu legata alla mente, quella gialla legata alle illusioni e quella acciaio legata alla difesa dei propri compagni. Quindi semplicemente quando un drago nasce, più si lega a un elemento, più le sue scaglie si colorano di quell'elemento. Abbiamo già visto tra l'altro che quando un drago muore, le sue scaglie continuano a essere legate alla magia, tant'è che sono usati come oggetti magici e cercati da chiunque come oggetti molto potenti e estremamente rari. Quindi l'era dei draghi, che va da 11.000 a 10.000 anni fa, è l'era in cui i draghi, che sono al loro massimo potere, si accorgono che tutte le altre razze, sebbene loro non abbiano fatto niente per aiutarle, si sono comunque evolute, si sono differenziate tra loro, hanno creato delle società e hanno in qualche maniera contravvenuto alle regole che erano state date, ovvero comandano i draghi, fate quello che vogliono i draghi. Questo era stato detto dalle divinità. Ma non ricevendo indicazioni, le razze viventi su Verdemare hanno preso ognuno la sua strada. E questo ha fatto incazzare i draghi in maniera invereconda. Decidono quindi i draghi di iniziare una guerra contro tutti, indistintamente. E in quell'epoca, non essendoci ancora la divisione tra popolo scuro e pelle bianca, tutte le razze unite combatterono contro i draghi. La fine dell'era dei draghi arrivò grazie al sacrificio di una delle tre divinità che era rimasta su Verdemare, Yuman, che mise tutto il suo potere in un incantesimo che pose i draghi in un sonno eterno in quello che viene chiamato Continente della Morte, che è l'estremo sud di Verdemare. Quindi ci sono 1.000 anni di guerre, 1.000 anni di sofferenza dell'intera popolazione di Verdemare. È in quest'epoca che, ad esempio, nasce, vive e muore Fafo, l'orco rosso, giocato da Deborah, che divenne famoso e conquistò lo stato di eroe proprio perché fu uno dei primi orchi, se non il primo, a sconfiggere un drago in combattimento. Non era un drago adulto, non era un drago al massimo della sua potenzialità, perché nessun essere vivente potrebbe farcela uno contro uno con un drago al suo massimo potere, ma ne sconfisse uno. Ciò gli garantì l'immortalità nella forma di spirito legata a un'arma, ma gli garantì in qualche maniera l'immortalità. E questo è il periodo storico di Verdemare dove è ambientata la storia di oggi. Allora, abbiamo capito il dove abbiamo detto che è tra la cortigiera dei giganti, la steppa del Vespro e i Picchiaguzzi, e abbiamo anche il quando, in piena guerra dei draghi. Adesso dobbiamo intanto stabilire il chi. Lo dico subito, il personaggio di oggi ce lo inventiamo di sana pianta. Non è un PNG che si è già visto, non è un PNG che è stato nominato durante la campagna, quindi abbiamo pieno controllo decisionale sul personaggio di oggi. Questo perché rispetto alle altre volte, quando abbiamo fatto il PG del viaggiatore, eravamo un pochettino frenati, anche se in realtà il viaggiatore era l'antagonista della sua storia e noi abbiamo giocato molto col protagonista. La scorsa puntata abbiamo sviscerato la natura di Kolkark e, sebbene abbiate scoperto che si trattava di Kolkark soltanto alla fine, avevo posto dei limiti. Oggi no. Oggi siamo liberi di
inventarci quello che più ci pare. Ma vi do un indizio. Alcune delle cose le ho già pensate appena ho visto l'immagine. Perché se è vero che nel mondo di Verdemare soltanto poche persone sono riuscite a legarsi a tutti gli elementi, o almeno così avviene nel presente, nella nostra campagna soltanto Enil. Serve anche il punto di vista verso cui tendere, guerriero o bestione? No, no, assolutamente, oggi si parla del nostro guerriero. Oggi il protagonista è il nostro guerriero, a cui daremo come antagonista il nostro bestione, che avrà una sua storia. Cioè, oggi ci dedichiamo a entrambi, in realtà. Gli elementi, secondo me, ci sono proprio tutti. Ma ora li vediamo, perché secondo me il nostro bestione è sicuramente ha sicuramente magie legate all'elemento del fuoco. Ha sicuramente... No, io parlo del bestione. Allora, facciamo ordine, che altrimenti non ce ne usciamo. Protagonista, poi all'antagonista ci pensiamo. Abbiamo il nostro orco, a cui daremo un nome. È un orco dalla pelle verde, ed è uno dei pochi, o magari alla sua epoca ce n'erano di più, chi lo sa, in grado di legarsi a tutte le energie. Ovvio, il fatto che ci si possa legare a tutte le energie significa che non ci si può legare bene a nessuna di esse, perché per ovvi motivi ogni essere vivente ha un certo quantitativo di energia con cui legarsi alle nature. Se tu decidi di legarti, decidi. Se hai la possibilità di legarti solo a una di queste nature, sarai specializzato al massimo in queste. Se ti leghi a due nature, come capita nella maggior parte delle volte, sarai legato molto a entrambe, ma non eccellerai in nessuna delle due. Se addirittura sei legato a tutte le energie, le nature, potrai fare cose straordinarie, ma sarai comunque di medio livello in tutto. Potrai fare tutto, ma tutto mediamente, per equilibrare un po' il livello del gioco. L'orco in questione sarà proprio un orco del caos. E questo si evince, o viene suggerito, dalla sua ascia, che è proprio illuminata di tutti i colori. Perché sta per combattere, questo è ovvio, o sta già combattendo. E dobbiamo decidere in questo momento se questo lampo bianco che ha davanti è un attacco che ha appena ricevuto dal mostrone che ha davanti, o se questo lampo è un colpo che sta lanciando lui, intanto. Quindi è in una fase difensiva o sta attaccando? No, no, non è... Il caos è... In Anime e Sangue, caos per caos si intende moltitudine di nature. Cioè, non è legato ad una sola natura, è legato a tutte le nature. È una scelta cioè è un nome previsto all'interno del manuale di Anime e Sangue. Non ha nulla a che fare con l'animo corrotto o col caos filosofia. E se il lampo fosse un lampo lanciato dall'anima di un suo antenato per difenderlo da un attacco in arrivo? Quindi un Merion, secondo te, ok, magari quella scia blu che precede il lampo potrebbe essere la direzione da cui arriva questo lampo magico, che magari si sta frapponendo tra l'orco e un attacco ricevuto dal nemico. Potrebbe starci. Tu stai pensando a un impatto fallito, per questo ti sono spezzati gli artigli della mano. Allora, uniamo le due teorie e possiamo anche a questo punto ipotizzare, poi ai dettagli ci arriviamo, ma ci concentriamo più su quello che stiamo vedendo. Potremmo ipotizzare che l'attacco che arriva dall'alto, questo attacco di magia celeste, bianca, blu, quindi insomma questo attacco che emette questo bagliore chiaro, arriva dall'alto e passa talmente tanto vicino alla mano del gigante, che stava appunto per imprimere l'attacco al nostro orco, da disintegrargli gli artigli. Ed è per questo che vediamo le schegge. Tu diresti, allora, scientist, di basarci su fenomeni atmosferici, spettro rosso e getto blu, entrambi legati all'elettricità. Se ti spieghi meglio, giuro che lo facciamo. Prima di capire chi è l'orco che sta combattendo
contro il nostro gigante, cerchiamo di capire chi è questo gigante. Perché io, quando l'ho visto e quando ho letto le parole che avete suggerito, non ho avuto alcun dubbio in merito all'identità, non tanto nome e cognome, cioè perché no, non ho un nome e cognome, questo non è un PNG che avrei mai potuto pensare, quanto a ciò che è questa creatura. Questa creatura non è altro che una cavia da laboratorio. In realtà tu stavi pensando a una sorta di schiacciata che la gigante stia ritraendo la mano. Sì, ci sta, è un attacco che stava portando la gigantessa, o il gigante o la creatura in realtà, e che nel ritirarsi è stata colpita dalla scia luminosa l'impatto è proprio dovuto a questo. La creatura che abbiamo davanti è quest'essere mostruoso che abbiamo davanti. È la cavia. No, il nostro orco è un orco ben vestito, è un guerriero, è l'eroe della situazione. È l'eroe che sta combattendo contro il mostro. E il mostro è la cavia. Una cavia creata da una delle divinità. Perché vi ricordo che nei 19.000 anni precedenti, anzi, nei 9.000 anni precedenti, le divinità hanno creato la vita. Non in senso che prima non ce n'era, ma che prima c'erano alcune razze, pochissime, e loro, grazie ai loro poteri, alla loro magia e ad altro che non sto qui a specificare, hanno creato tutte le razze attualmente esistenti a Verde Mare. Ognuno si è dedicato alla creazione delle razze che più preferiva o che aveva voglia di creare. Nella fattispecie, qua piccolo spoiler di ambientazione, non hanno soltanto creato delle razze, ma hanno anche ricreato delle razze che loro conoscevano in qualche maniera. E i draghi sono proprio una delle razze che sono state non create, ma ricreate. Le divinità avevano ben presente quale fosse il risultato da ottenere quando hanno deciso di ricreare la razza dei draghi, ma non avevano abbastanza elementi biologici per farlo. Non c'era una base da cui partire per manipolare il DNA di qualche razza già esistente e arrivare a quello che era il loro concetto di draghi. Non potevano prendere la pietra e dargli vita creando i troll. Non potevano partire dagli elfi dei ghiacci per creare gli elfi silvani e da loro per creare poi gli esseri umani. Non potevano partire dal fuoco per creare i nani, come avevano fatto quando hanno creato i nani. Per i draghi la cosa era molto più complicata, perché ai draghi sarebbe andato il compito di proteggere e governare Verde Mare in loro assenza. E quindi hanno iniziato a fare degli esperimenti. I draghi dovevano essere creature enormi, e quindi uno di loro, Coradon, che nella fattispecie è chiamato colui che viaggia oltre i confini del mondo, all'interno del luogo sacro a lui dedicato, quella che era la sua casa quando viveva con un corpo su Verde Mare, aveva iniziato degli esperimenti per la creazione dei draghi. E se i draghi dovevano essere delle creature gigantesche, quale bestia, quale razza sarebbe potuta andare bene come prima base di lavoro se non i giganti che vivevano a pochi passi da lui? Nella cordigliera dei giganti, quella che poi venne chiamata cordigliera dei giganti. Quindi questo essere che noi vediamo qui a fauci spalancate non è altro che un tentativo, un primissimo tentativo di creazione della razza dei draghi. È ovviamente un tentativo non riuscito, e se c'era questo arco a fargli da gabbia ci sarà stato un motivo, ma ora ci arriviamo. Possiamo vedere quanto è stato modificato il suo corpo nel tentativo di ricreare i draghi. Ci sono le scaglie che gli ricoprono la schiena. Ok, allora mi fermo con la descrizione e leggo The Scientist.
Intendi che il gigante ha da sé il potere del fulmine, in particolare quello rosso che si massima in stazione con la ghignizzazione dell'aria. I jetti blu sono legati agli spettri rossi, infatti è capitato di scattare foto con i due fenomeni legati tra loro. Il potere di questo bestiale è distruttivo, ma si manifesta in momenti rarissimi. I jetti blu precedono gli spettri rossi, così come i fulmini rossi del bestiale vengono anticipati dalle luci blu. Ok, ho capito che intendi. Va bene, mi piace. Anche se abbiamo già più o meno stabilito che la luce blu che vediamo in questo momento non viene dal bestio. Ma la tua teoria non fa una piega. Questo mostro lo vorresti chiamare Uzgdel. Uzegdel. Traduzione mongolese di fenomeno. Ok, fenomeno. Me lo segno. Me lo segno perché, ragazzi, tutto questo ovviamente diventerà canonico nella lore. E questo mostro non era previsto nella lore. Allora, fondamentalmente questa è una creatura ibrida, questo fenomeno, questo. Ma è, scientist, il nome che hai scelto è il nome della razza o il nome del suo proprio suo? Cioè, di nome si chiama Ozegdel. Perché potrebbero essercene altri. E lì vorrei introdurre un altro concetto. Nome della razza, ok. Questa forma di, diciamo, ibrido tra un gigante e quello che sarà un drago. Si chiama Uzgdel, non lo dirò, Uzegdel, non lo dirò mai bene, mi dispiace scientist, Uzegdel, proprio tu il mongolese se mi state a prendere, vabbè. Insomma, Corradon crea questi esseri, in futuro riuscirà a creare i draghi, perché i draghi esistono, ma tutti gli scarti in qualche maniera vengono tenuti in vita dal dio, vengono tenuti in vita perché sono vivi. E per quanto puro istinto, pura malvagità, pura natura elementale, distruzione allo stato puro, una divinità che ha dato vita a qualcosa non la può togliere altrettanto facilmente. Piuttosto, Corradon fa qualcosa che forse lo accomuna ad altre divinità, ovvero sigilla i suoi nati. Le sue creature. Le sigilla perché sa che arriverà il momento in cui potrà aiutarle. Noi vediamo in questa creatura, all'interno dell'immagine, che ha già gli artigli di un drago, ha la mascella che si è allargata come quella di un drago, sicuramente ha delle formazioni sulla testa e sulla schiena che possono ricordare le prime scaglie di un drago, e anche questo bracciale rosso sul polso sinistro con dei cristalli sopra, che non è un bracciale, è una formazione ossea anche quella. Sono tutti diversi perché e hanno tutte caratteristiche diverse. Io me li immagino proprio come esperimenti e lì volevo arrivare. E lì voglio. Intanto, grazie Nino, grazie ragazzi, benvenuti. Com'è andata la vostra serata? Non è un nano, Kampalk. Non è un nano, anche se somiglia di spalle a Tormund, ma è un orco, quello che vedete di spalle, che sta combattendo contro un bestio che è un esperimento genetico nato tra un gigante e un drago, che ci stiamo inventando in questo momento, in realtà. Come va, ragazzi? Benvenuto, Joe. Che avete fatto di bello? Che avete fatto di bello? A parte. Grazie Nino per l'abbonamento. Ma alla fine avete soltanto chiacchierato o siete riusciti a vedere Vox Machina? Perché io oggi non ho trovato il tempo di vederlo. Ah, ok. Solo chiacchiere. Ci sta, ci sta. Scientist, ora vediamo se questi esseri hanno un nome. Le divinità che l'hanno creati, non volendo togliere loro la vita, li hanno sigillati all'interno di alcuni luoghi ritenuti sicuri in attesa di trovare il modo di dargli almeno il raziocinio, quindi di renderli inoffensivi per tutte le altre razze che popolavano il continente. E sono stati sigillati per millenni. Noi ne vediamo uno in questo momento e ora arriviamo anche a capire come un orco sia arrivato a combattere contro uno di loro, ma stavamo appunto dicendo che non sono tutti uguali tra loro.
perché a ogni esperimento corrisponde il tentativo della divinità in questione di ricreare un elemento specifico della razza dei draghi. Per cui, nella fattispecie, noi abbiamo davanti un gigante che è geneticamente modificato, ha un principio di scaglie, ha già la mandibola con i denti aguzzi che può iniziare a ricordare quella di un drago e meno quella di un gigante, e ha gli artigli color rosso, proprio come i draghi. Ci saranno altri giganti con altre modifiche. Per esempio, tra le parole suggerite dagli abbonati, con cui abbiamo creato il prompt per generare questa immagine, c'era proprio ali da falena pelose. È possibile che esista un Uzegdel su cui, diciamo, la divinità si è concentrata nel ricreare le ali di un drago, e nel suo esperimento fallito le ali siano quelle di una falena. Quindi, quando scientist ti dicevo non voglio che le ali ce le abbia il gigante in questione, è perché ce n'è una off-screen che ce le ha. Ritorniamo al nostro presente, non al presente della campagna, al presente della storia che stiamo raccontando. I draghi sono tutti incazzati neri, ma incazzati neri fortissimi. Perché l'abbiamo detto prima? Perché avevano avuto il compito di governare su tutte le razze, e le razze, invece, ignorando i draghi, hanno continuato a prosperare e a evolversi un po' come cazzo pareva a loro. I draghi hanno ignorato la cosa fino a quando si sono accorti che effettivamente le razze erano sopravvissute tutte quante, tutte molto bene. Allora, la cosa che ti blocca il cuore è il braccio sinistro. Essendo degli esperimenti, ci sta che giustifichiamo il fatto che l'intelligenza artificiale ogni tanto con le anatomie fa delle puttanate incredibili, ma qui abbiamo anche la giustificazione pratica, nel senso che sono degli esseri geneticamente modificati, e si sa che gli esseri geneticamente modificati non sempre vengono proprio al bacio. Quindi ci può stare, che magari quella sia stata l'inizio della formazione delle zampe anteriori del drago e che si sia fermata semplicemente agli artigli e all'ingrossamento di alcune parti del corpo e il resto non sia arrivato correttamente. Ci sta, ci sta. No, sicuramente con la mano sinistra magari può solo schiacciare o artigliare. Con la mano destra sembra avere già più articolazione nelle dita, quello sicuramente. Ma veniamo al come siamo arrivati a questa scena. Il nostro orco, a cui daremo un nome al volo, cerco un nome da orco su Google. Ok, si chiama Mandur, lo scrivo qua in chat. Meno male che c'avevo pronti i generatori di nomi. Il nostro Mandur, chiamiamo Rotgar. Rotgar, Umerion. Mi rifaccio al tuo commento di prima. Rotgar è colui che sta lanciando la roba blu. Lo usiamo Rotgar come nome. Chi è Mandur? È lui, il nostro orco. Il nostro orco armato di ascia. Gurgtar. Abbiamo tanti nomi da orco, ora li usiamo tutti. Ora li usiamo tutti in questa storia. Tanto abbiamo ancora mezz'ora abbondante. E non abbiamo ancora raccontato niente della storia del nostro Mandur. Allora, durante la guerra dei draghi abbiamo detto che tutti i popoli stanno cercando una soluzione perché i draghi si sono incazzati e stanno distruggendo tutto quello che possono distruggere. O perlomeno non stanno deliberatamente facendo danni, stanno imponendo il loro dominio con la forza. Quindi se vedono una popolazione, un clan di elfi che fa una cosa che non gli piace, vanno dal clan di elfi, gli dicono: fate questo come vi diciamo noi. Il clan di elfi, se dice di no, spazzati via. Questo è il concetto di guerra dei draghi. Ricordo che esistono ancora tre divinità durante la guerra dei draghi che sono attive sul territorio di Verdemare, che sono Awa, la dea della luce, Horus, il dio della notte, e Human. Human è chiamato proprio il guardiano dei draghi. Anche se il guardiano dei draghi è un nome postumo che gli viene dato quando mette fine alla guerra dei draghi. Detto questo, torniamo al nostro Mandur. Il nostro Mandur, che vive proprio a fianco della cordigliera dei giganti, quindi in quella che viene chiamata oggi Steppa del Vespro, viene a conoscenza
del fatto che a nord della cordigliera dei giganti vi è un luogo sigillato da una forte energia magica in cui è possibile trovare una serie di libri contenenti alcuni indizi sulla razza dei draghi. E possibilmente tra questi indizi e tra le informazioni contenute in questi libri potrebbe esserci anche il punto debole dei draghi. Quando il gruppo di orchi, in realtà perché appunto non Mandur non viaggia da solo, Mandur viaggia insieme al padre Gurgtar e al fratello Hrothgar. Sono una famiglia che ha deciso di affrontare i draghi in maniera un po' diversa, cioè cercando, prima di attaccarli, di scoprire quali sono i loro punti deboli, piuttosto che attaccarli frontalmente e basta come stanno facendo tutti gli altri popoli di Verdemare. Una volta avuta la notizia, tutta la famiglia di Mandur, di questo luogo dove potevano essere effettivamente trovate alcune informazioni sui draghi, e forse anche sul come fare a sconfiggerli, si sono diretti proprio nel luogo indicato sulla mappa. Qui hanno trovato soltanto un portale con delle incisioni che noi nel presente sappiamo essere dei numeri, che però non era altro che un arco chiuso, c'era della pietra, niente che potesse lasciare immaginare che fossero nel luogo giusto. Hanno semplicemente pensato di aver avuto un'informazione sbagliata. Lì non c'era alcun libro da cercare. Ma quando la famiglia di Mandur si avvicinò un po' di più all'arco che vediamo proprio nell'immagine, quest'arco rosso che si vede fare da contorno all'immagine, l'arma di Mandur, quest'ascia che il suo popolo si passava da generazione a generazione, si illuminò perché l'energia magica che fluiva nelle vene di Mandur si era in qualche maniera risvegliata, e si era risvegliata di tutti i colori, facendo così illuminare anche l'ascia di Mandur di tutti i colori di tutte le nature presenti nel mondo di Verdemare: la natura rossa, quella gialla, quella verde, quella blu, quella bianca, quella nera e quella acciaio. Entrando in una sorta di risonanza con le energie dell'arco, Mandur ha sprigionato un'energia magica abbastanza forte da far aprire il portale, da, è specifico, forzare l'apertura di un portale. Questi portali noi non sappiamo ancora a livello di lore come fanno ad aprirsi. Sappiamo però che si sono aperti, che i nostri Vidra, Fafu e Telezia sono riusciti ad aprire i portali verso i luoghi sacri delle divinità. Neanche loro sanno effettivamente cosa hanno fatto o come ci siano riusciti, però anche loro hanno aperto i portali. Lui li ha forzati, Mandur non li ha aperti nella maniera corretta, però sicuramente ci è riuscito. Qui, all'interno del luogo sacro a Coradon, ha trovato esattamente quello che cercava, forse qualcosa di più. Ha trovato i libri che descrivevano anatomicamente e biologicamente i draghi, e studiando questi libri è riuscito, o riuscirà nel futuro, a salvare parecchie vite. Non a sconfiggere i draghi, sappiamo che sconfiggere i draghi non è qualcosa di possibile per dei semplici esseri viventi, però sicuramente più informazioni si hanno sul nemico, più è facile potergli quantomeno sopravvivere più a lungo possibile. Ma nel luogo sacro a Coradon sappiamo che sono anche confinati i suoi esperimenti falliti, i suoi Uzegdel. E forse per un attimo di incoscienza o per la troppa curiosità che Mandur e la sua famiglia ispezionano più a fondo il laboratorio di Coradon, scatenando e liberando una delle bestie che si nascondeva nella sua prigione, nella sua gabbia. Ed è così che ha inizio lo scontro tra
Ulan. Ok, Ulan. È così che viene liberato Ulan. E che ha inizio questo scontro. Sì, solo una perché. Non lo voglio dire perché, però, vampiro, se le faccio liberare tutte, poi, tanto non sono all'ascolto, i miei giocatori non stanno ascoltando in questo momento. Ma se io libero tutte le creature e le faccio sconfiggere tutte, poi, durante la campagna, se qualcuno di loro volesse visitare il laboratorio di Coradon, cosa gli lancio contro? Del resto, gli eroi della campagna sanno dove sono i luoghi sacri e sanno anche come aprirli, quindi nessuno gli impedisce di visitare anche questo luogo sacro che noi stiamo raccontando stasera. Una cosa che sicuramente anche Mandur nota durante il combattimento è che a dare sostanza, a dare materia alle scaglie e a tutte le parti che non sembrano essere originari del gigante, quindi a dare vita a tutte le modifiche genetiche della nostra creatura, del nostro Ulan, sono proprio quei cristalli verdi posti nel polso sinistro della creatura. Quei cristalli in realtà non sono verdi di natura, quei cristalli sono dei pezzi di vero cristallo, un materiale di cui sono composte le montagne più a nord di Verde Mare, pregni di energia verde. L'energia della natura verde è quella legata alla natura ed è quella legata anche agli animali e alle loro modifiche. È possibile infatti per un mago che governa l'energia verde evocare degli animali, ingrandirli, potenziarli, fare crescere sulle creature evocate o su qualsiasi bersaglio anche parti anatomicamente non presenti in natura. È possibile con alcune magie di natura verde, anche in gioco, far crescere braccia in più, fare crescere orecchie, fare crescere occhi sulla schiena. È possibile appunto modellare il corpo degli esseri viventi ed è alla base fondamentalmente delle modifiche che le divinità hanno effettuato su queste creature. Ed è proprio grazie a questi cristalli pregni di energia verde che i nostri Uzegdel sono vivi e hanno queste modifiche genetiche. E Mandur se ne accorge perché, intanto perché lo legge nei libri, quindi già questa è una cosa per cui prende atto di questa conoscenza. Ma la difficoltà sta proprio nel trovare i cristalli addosso a questo bestione per distruggerli. Perché probabilmente distruggendo quei cristalli, le energie che tengono in vita il mostro verranno meno, o quantomeno verrà meno la magia che rende possibile le sue mutazioni. Ed è quello che fanno tutti i membri della famiglia. Parte questo combattimento furioso, un combattimento che sicuramente non li vede vincitori senza perdite. Usciranno quasi morti da questo combattimento. Ma alla fine riusciranno a vincere. Riusciranno a vincere spaccando il cristallo sul polso di Ulan, facendolo addormentare, nel senso che la creatura non ritorna un gigante, perché ormai è assuefatto da quelle modifiche e probabilmente qualche scaglia di cristallo verde è rimasta conficcata per sempre nel corpo del gigante. Però sicuramente perde abbastanza energia da svenire, da perdere conoscenza. Questo fa sì che Mandur possa tornare dal suo clan insieme ai suoi familiari per comunicare loro che forse i draghi hanno un punto debole. Forse se si riuscisse a trovare dove è conservato il cristallo all'interno del corpo di un drago, potrebbe essere possibile ucciderli. E forse Vampiro o Ummerion, se hanno qualche ricordo, potrebbero avere un indizio su come Fafo è riuscito a uccidere un drago. Perché Deborah l'ha raccontato almeno due volte in gioco e anche durante le live di Chiacchiericcio. Cosa ha fatto Fafo per uccidere il drago? È stato raccontato. Ed è anche stata la causa della sua morte, fondamentalmente.
dove è dovuto andare a recuperare. Allora, forse ci siamo, forse ci siamo. Sparate qualche cosa, sparate e poi vediamo se confermo o no la teoria. Perché i draghi nella loro evoluzione non sono stati così stupidi dal lasciare il cristallo a cui devono la vita in bella mostra. Dentro di esso, entrando di fatto in una fucina elementare vivente, resistere abbastanza da arrivare alla fine. Bravo, vampiro Cyborg. Fafu si è fatto ingoiare vivo dal drago. Si è fatto ingoiare vivo da un enorme drago, facendosi proteggere proprio dalla magia acciaio di cui era maestro, creando un'armatura temporanea attorno al suo corpo per non essere digerito e masticato. Ed è arrivato al cuore pulsante del drago, che è interamente protetto di cristallo. C'è restato, c'è morto, perché poi nel tentativo di ucciderlo c'è riuscito, ma lo sforzo era tale che la magia di protezione è venuta meno e lui c'è rimasto, arrivando però al suo obiettivo, però uccidere il drago. Le informazioni ottenute dal nostro orco, dal nostro Mandur, hanno quindi poi in futuro dato modo a Fafu di entrare nella leggenda. E questa è la storia di come Mandur, l'orco, abbia dato il suo contributo alla guerra dei draghi. Tra l'altro, abbiamo esplorato anche un po' la geografia di Verdemare, che non avevamo avuto modo di esplorare durante la campagna, perché in questa zona della mappa non c'erano stati mai i nostri baldi eroi. Ragazzi, io direi che anche stasera, in un modo o nell'altro, ce la siamo portata a casa. Tra l'altro, io più guardo questa immagine, come si chiama? Ragazzi, ma ti... Non so perché di schiena mi sembra Jack Black, ma sarà il vestiario un po' rock, ma giuro che per me l'orco in questione ha la faccia di Jack Black. Tra l'altro, e qui io passerei a un attimino la schermata, perché con la schermata del disegno la chiudiamo. Passerei alla schermata delle chiacchiere, facciamo un po' di chiacchiericcio. Ho visto ieri Black Panther 2, perché l'hanno messo, me l'ero perso al cinema, l'hanno messo su Disney Plus, me lo sono visto e devo dire che mi ha convinto. Non so perché ha ricevuto una serie di critiche negative quando è uscito, cioè, secondo me non è un brutto film. Cioè, esiste, dico, Thor: Love and Thunder, se vogliamo dare un esempio di film non eccessivamente riuscito. Insomma, la Marvel ha fatto di peggio negli ultimi anni, secondo me. Cioè, non è il peggiore di questa fase. Cioè, secondo me è sopra Love and Thunder. Non è She-Hulk, non è La Vedova Nera, che a me non è piaciuto. Quindi devo dire che non è tra i peggiori di questa fase. Tanto non so neanche in che fase rientri, perché ormai non ci sto capendo niente, però Oscar Isaac è un grande qualsiasi cosa faccia. È come Pedro Pascal in The Last of Us. Ho visto le prime 3 puntate, stupendo The Last of Us, stupendo. È esattamente come si dovrebbe fare un prodotto ispirato a un videogioco The Last of Us. Dopo lo prendi e fai, dice, scuola di cinema. Oggi studiamo come si fa una serie televisiva basata su un videogioco. Vedetevi The Last of Us. Vox Machina, non ho finito di vedere l'episodio 9. Devo vedere l'episodio 9. Oggi non ci sono. Pre-live non ci sono arrivato a finire l'episodio 9. Ho visto il 7 e l'8, ma saranno 12. Grazie mille per il raid, esci il gioco. Che avete fatto di bello stasera? Come va? Come va? Che avete fatto di bello stasera? Noi abbiamo preso dei prompt dagli abbonati. Ci siamo fatti dare delle parole a caso dagli abbonati del nostro gruppo Telegram. Abbiamo dato queste parole in pasto a un'intelligenza artificiale che ha generato questa illustrazione qua.
E in 2 ore abbiamo preso questa illustrazione e in generale i prompt dati dagli abbonati e ci abbiamo creato sopra un personaggio e una storia che andranno e sono andati durante queste 2 ore a ampliare la lore ufficiale e canonica della nostra campagna di gioco di ruolo basata su Anime e Sangue. Ci siamo dati alla creatività più sfrenata. Ma dato l'orario, purtroppo ci avete beccato in fase di chiusura, ci stavo facendo le ultime chiacchiere. Grazie per il follow, grazie veramente, spero comunque che la vostra live sia andata bene. E niente ragazzi, allora io cerco di darvi, se mi si apre il mio fantastico link a Google Calendar, il programma della settimana prossima. Allora, il programma della settimana prossima è il seguente. Noi ci vediamo lunedì alle 21:30 per giocare e continuare la nostra avventura a Yaga, il libro game dedicato alle streghe dell'Armenia, cercando di continuare questa striscia positiva, nel senso che non siamo morti male l'ultima volta e cerchiamo di non morire male neanche lunedì. Martedì si farà live con Federica, non so che cosa perché non l'ha scritto nel calendario, ma ci sarà lei. Mercoledì non ci sarà live qui sul canale, ma saremo live dai Time to Dice per il secondo episodio del secondo arco narrativo di Edor, ovvero la puntata 23 della campagna di D&D, masterata da Nino, se è in chat, lo salutiamo. In cui non farà il suo esordio perché il suo esordio l'ha fatto a 10 minuti dalla fine della puntata precedente, quella giocata questo venerdì. Ma vedremo finalmente in azione il nano Tormund, che mi sono tenuto dentro per un mese o quasi. Non vedo l'ora di giocarlo. Quindi lunedì libro game, martedì live con Federica, mercoledì tutti da Time to Dice a giocare a Edor e fare il tifo per noi. Giovedì sempre live con Federica e venerdì torno io e questo venerdì non creiamo una storia, ma studiamo come crearne una perché andiamo avanti con la lettura del Viaggio dell'Eroe. Abbiamo superato la metà, ci mancano soltanto 3 live del Viaggio dell'Eroe che più o meno ci accompagnerà un venerdì sì e un venerdì no, fino alla fine di febbraio, più o meno. Detto questo, il programma l'abbiamo detto. I ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno fatto il raid. L'abbiamo fatti. Quindi io direi che per stasera la possiamo chiudere qua. È un peccato sprecare il raid che ci è stato gentilmente offerto da Esce il Gioco. Quindi ragazzi, io vi rimando tutti e andiamo a trovare i trovatori che stanno giocando a D&D, l'episodio 2 della loro campagna. Non so quanto ne avranno ancora di giocare, anzi è probabile che finiranno anche loro a breve, dato l'orario. Ed è per questo che ci sbrighiamo a fare questo raid. Io vi do appuntamento quindi a lunedì con Yaga 21:30, sempre su questo canale. Grazie mille ancora a tutti e buonanotte.